Dopo la magica serata contro il Milan di Ibra e compagni, la Fiorentina è tornata al lavoro sul campo, 24 ore di meritato e funzionale riposo e poi subito nuovamente al lavoro a disposizione di Mister Italiano ed il suo staff per iniziare a preparare con il piglio giusto un'altra sfida delicata, il derby contro l'Empoli, in programma sabato pomeriggio alle 15 al Castellani, con direzione di gara affidata all'arbitro Luca Sacchi della sezione di Macerata. Giornate intense per i gigliati, divise tra stadio e centro sportivo, tra palestra e campo, tra tattica e parte atletica, affrontate con la voglia di riconfermarsi e spinte dalla voglia di non arrestare le proprie ambizioni di squadra. Le curiosità del match raccontano che l'Empoli ha vinto 3 delle ultime 5 sfide di Serie A contro la Fiorentina, un successo in più di quelli ottenuti nei precedenti 17 incontri con i Viola. La Fiorentina non pareggia in casa dell'Empoli dal dicembre 2005 in Serie A. Da allora il bilancio recita 4 successi esterni e 2 interni. Patrick Cutrone, ex della partita, ha segnato 2 gol in 4 sfide di Serie A contro la Fiorentina. Contro nessuna squadra ha fatto meglio. Dusan Vlahovic ha segnato 27 gol in 37 partite nel 2021. Almeno 6 in più che qualsiasi altro giocatore nei maggiori 5 campionati europei. Ha fatto meglio solo Robert Lewandowski, 38 reti in questo anno solare. Tornando al quotidiano, venerdì mattina in programma per i Viola la rifinitura pre-gara. A seguire alle 15 ci sarà la conferenza stampa di Mister Italiano in vista della 14ª giornata di campionato.